Sei capitato nel canale giusto. Ti piacciono giochi con carri armati, aerei e anche FPS in prima persona, tutto ambientato nella prima e seconda guerra mondiale. Ebbene, valuta un'iscrizione al mio canale, perché tramite i giochi di World of Warships, War Thunder ed Enlisted, trovi in descrizione il link per scaricarli con alcuni vantaggi, potrai avere tutti i gameplay che vorrai. Basta semplicemente che ti iscrivi al canale, attivi la campanella e il gioco è fatto. Sarai sempre aggiornato con i miei nuovi caricamenti. Oggi siamo su Enlisted, siamo con la fazione dell'asse tedesca e ci giochiamo una partita nella battaglia di Tunisia. Allora, se non mi conosci, ti spiego brevemente. Andremo a vedere un gameplay di una partita completa senza tagli, così potrai vivere fino a fondo l'avventura di Enlisted. Se invece mi conosci, per quanto riguarda la battaglia di Tunisia, siamo nella livello 3 di campagna. Le altre campagne sono di livello più alto, Normandia e Stalingrado. Qui stiamo cercando un pochino di sbloccare il più possibile armamenti e nuove squadre, perché abbiamo fondamentalmente quelle stock, ok? Sì, abbiamo l'equipaggiamento, abbiamo il medikit per due, abbiamo qualche granata, l'M24, però pacchi esplosivi relativamente pochi. Dobbiamo ancora avere un equipaggiamento come si deve. Mi raccomando, valutate anche un'iscrizione sul mio secondo canale con il mio vero nome e cognome, dove parlo di investimenti, finanza. C'è tanto da scoprire anche su quel canale. Ultime due cose, Instagram e TikTok li trovate in descrizione se volete contenuti maggiori. Siamo pronti, andiamo in partita, via. Mi piace, eh? Siamo carichi? Allora, andiamo con questi qui. Dobbiamo attaccare. Non sarà facilissimo, anzi, ci sarà secondo me da soffrire non poco, però ci proviamo. Avanti tutta. Già un po' di soldati nemici, però ok, arma singola. E dai. Stanno là dentro però. Ah, dai boys, copritemi però da dietro. Copritemi. Ragazzi, state un'ora lì a cercare l'arma. Forza, vai, forza. Qua le cose si mettono già male. Dobbiamo cercare di sfondare questo settore. Cacchio di artiglieria però, eh. Carro armato ha già rotto le...
Non so come fare perché c'è il carro armato. Stiamo soffrendo. Stiamo. C'è un carro armato che blocca tutti. Dobbiamo andare noi col carro armato. C'è un carro armato lì fermo e non riusciamo ad avanzare per il carro armato. Un carro armato non può fare tutto questo devasto. Dobbiamo andare per forza noi col 41. Vabbè, andiamo. Buongiorno. Andiamo direttamente con questa visuale, dai. Cannone da 20. Dobbiamo arrivare in tempo perché stiamo perdendo troppe unità e il cap è ancora lontano, non riusciamo a prendere posizione. Paura? Sta là. Che non lo penetriamo neanche a dover. Non è che lo penetriamo più di tanto, C'è uno che arriva sulla destra. Adesso continua a sparare, oh. E no, che non lo penetro. Doveva succedere perché sapevo che ce n'era uno sulla sinistra. Ma la domanda è: la nostra squadra che cavolo sta facendo? Io li tengo impegnati con il carro armato, ma voi volete prendere un po' di posizioni avanzate? Una casa avanzata? Flancate sulla destra, se sulla sinistra ce ne sono troppi, cioè. Forza. Dobbiamo assolutamente prendere il cap. Così magari lo spazio diminuisce anche, perché qui mo è molto. Non ci voleva proprio quella costruzione là. C'è qualcuno qua. Quasi god mod, quasi god mod. Forza dai, che ce la facciamo, ce la facciamo. Ma ci dobbiamo credere però, perché una volta che entriamo lì dentro è tutto più facile, però dobbiamo andare. Cioè dobbiamo crederci. Mantenete le posizioni. Se vado solo io non ce la faremo mai. È ovvio. Sento un aereo, spero che sia alleato e che sganci un po' di bombe o qualcosa lì dentro. Dai, c'è pure il cecchino là. Pensavo di stare tranquillo e invece no. Miseria.
Non lo vedo. Solo soldato. È triste. È triste, non ce la facciamo. Non riusciamo a sfondare. Stanno pure sparando. È dal ponte, immaginavo. Torniamo col carro armato. Non lo so, ragazzi, non lo so. La prendo più larga? Non ne ho idea. Non riusciamo a passare. Non ce la facciamo. Non lo so quale potrebbe essere la tattica giusta. Secondo me manca proprio la squadra, manca. Proviamo ad andare, diamo un po' di... Non lo so neanche io. Indicatemi almeno la posizione del carro armato. Non indicate neanche quella, non indicate. Sbagliato. Nessuno me lo sta indicando e nessuno ne sta approfittando per andare. Il calibro questo, eh. Rischio tutto, rischio. Posso fare sta cosa? Tutta, non c'è supporto, non c'è fottutamente supporto, cioè questa partita non vuole partire. Io così non ce la posso fare da solo, ragazzi, non ce la posso. Zero help. Zero proprio del tutto. Vai! Stanno là dentro, ma è normale. Prendono metri.
state vedendo, perché magari qualcuno potrebbe dire no, David, non ti stai concentrando, sto cercando di veramente dare il 100%, sto facendo anche delle kill, delle azioni piuttosto, no? Però manca proprio quel... qualcuno sulla destra a flancare, vedi? Niente di meno, dai, i cecchini. Dal ponte. Già tutti morti i soldati. Là c'è un carro armato. Non lo so. Improponibile, veramente improponibile. È fottutamente improponibile. Non riusciamo neanche ad avanzare la prima base, ragazzi, la prima base. Non dico l'ultima, la prima. Posso dire, vabbè, l'ultima, no? Sei arrivato un po' in affanno. Ma alla prima, ragazzi, è scandaloso, eh. È veramente scandalosa questa cosa. Ora non penso di stare giocando malissimo. Penso che la mia parte io la stia facendo. Però vabbè, concentriamoci maggiormente, vediamo. C'era un carro armato da quelle parti, proviamo un attimino ad avanzare ancora. Sul ponte abbiamo capito che ci sono... che c'è qualcuno. Là c'è il carro armato, non sto andando io. Nel tentativo di ucciderlo, di distruggerlo ovviamente. Non è detto che ce la faccia. Colpo di nuovo. Oh, continua a sparare, eh. La trincea ci voleva. Sono a rischio che qualcuno venga col carro armato. Sto provando a... Via. Con un solo soldato, ovviamente, ancora una volta. E vai a quel paese, vai. Nessuno, guarda, dormono. Che squadra. Oh my. Sono 3 volte ho liberato il settore. Nessuno che mi ha dato supporto. Nessuno che si butta in cap. Non va nessuno. Guarda. Cioè è tanto difficile sfondare centralmente che si arriva praticamente subito. Sono ovunque, io sono completamente da solo. C'è una partita da incubo.
Ma non è possibile che non ci sia nessuno a darmi supporto. Secondo me la stanno facendo apposta, perché sanno che sto registrando. Ho detto, come lo possiamo fare arrabbiare questo? Semplicemente non gli diamo supporto. Cioè, è imbarazzante come cosa. Mo hanno ripreso posizione. Riarriva il carro armato, che non sappiamo come fronteggiare, perché giustamente a una certa arriva di nuovo il carro armato, che mi sta già sparando. Ah, boys. Boys. Ah. Veramente incredibile. What a team. Cioè, veramente. Nessuno, nessuno viene, nessuno. Ragazzi, cioè, non è che mi arrendo, però davanti a queste cose io non lo so, veramente, non ne ho idea, cioè, non lo so veramente. Io ci ho provato più di una volta a pushare per prendere il cap, ma proprio non c'è stato modo. La squadra totalmente inesistente, totalmente inesistente. Vabbè, la partita è finita, figurati. Una kill in più o in meno. C'è il carro armato di nuovo lì. Semplicemente non si può. Non si può. Semplicemente non si può. Punto e basta, inutile. Ma che cosa? Che cosa? A zero? Tu a zero vai a prendermi il cap, serio? Mi sembra proprio una presa in giro, mi sembra. Niente. Finisce qua. Io non lo so, boys, non lo so. Aspetta, abbiamo ancora uno. No, questo qua è quello del. Niente. Io lascio i commenti a voi in questo video. Guarda, in questa partita. Non... Cioè, 23 minuti di sofferenza continua. 23 fottuti minuti. I più lunghi della mia vita. Abbiamo guadagnato un po' di livelli. Cioè, per dire, io che non so giocare, ok, facciamo, io non so giocare, ok. Cioè, ad arrivare primo con 67 kill e 3115 e il secondo è staccato di 1100 punti, quando i due nemici hanno fatto praticamente 88 e 89 kill. Cioè, qui ci sono persone che praticamente erano, secondo me, nuove all'interno del gioco, perché tu non puoi fare 3 kill. Non puoi fare 4 kill. Poi questi o si sono disconnessi, non ve lo so dire. Penso di sì a questo punto, perché non voglio credere che abbiano fatto solo 3 kill durante una partita. Cioè, è improponibile come situazione. Vabbè, questo è il verdetto. Mi spiace che la partita non sia partita in realtà, perché non abbiamo avuto modo proprio di sfondare il primo settore. Secondo me le tattiche messe in campo sono state buone, perché il carro armato l'abbiamo giocato vagamente bene, il cecchino forse potevamo fare qualcosina in più, la squadra d'assalto è andata bene, la squadra con l'MP28 si è fatta valere. Poi è normale, ne uccidi 10 e ne escono altri 20, non puoi fare assolutamente nulla, è una cosa scontata da dire. Per quanto riguarda la prossima campagna, probabilmente ci andiamo a giocare un'invasione della Normandia, oppure torniamo su Stalingrado. Fatemi sapere nei commenti quale vorreste vedere. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, commenti e visualizzazioni, e noi ci vediamo con un prossimo video, un prossimo gameplay, una prossima live. Ciao!
Please don't make any sudden moves. You don't know.